Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video. Chiacchiericcio, come state? Spero bene. E allora, aspettate un attimo. Allora, dunque, siccome non ero messa bene con la videocamera, mi sono messa a, come si dice, mi sono messa a spostarmi meglio la telecamera, perché altrimenti si vedeva tutto il disastro che c'è dietro, disastro peraltro. Il letto un po' sfatto, però vabbè, dettagli, non si dice, ma si vede lo stesso. Comunque, niente, come state voi? Spero bene. Sto facendo vari video perché mi andava a me di fare questi video, e in più sto cercando di registrare i più video possibile perché mi piace a me fare questi video bellissimi, bellissimi, più che altro video per intrattenervi un po'. E nulla, allora, nel frattempo vi stavo dicendo che ho, non so quante volte ve l'ho fatto vedere, ma appena posso farò un video skincare con questi nuovi prodottini. Sì, e vai. E niente, non vedo l'ora di aprire sta benedetta crema che mi stava veramente invitando a prenderla, aprirla e a provarla insieme a voi, ed è questa qui. Non so ancora com'è perché veramente non l'ho provata. Bio Repair lo stesso, e l'olio del vivo che non è per capelli normali, via dicendo, però vabbè, l'ho preso lo stesso per capelli colorati, vabbè, niente, per dire voglio per capelli colorati e niente. Quindi tutto sommato mi tocca prendere un altro olio che non sia quello per capelli colorati, vabbè, lasciamo perdere. I miei soliti video questi fatti a casaccio, vabbè, lasciamo stare. A parte questo, tra poco devo rilavare i pennelli, cosa che io non va male, devo fare, ma stavolta lo faccio off camera perché tanto l'avreste già visto migliaia di volte come lavo i pennelli, non ce n'è bisogno, però io li lavo lo stesso off camera perché tanto appunto non vi urge vedere come lavo i pennelli, l'avrete già visto. E niente ragazze, io adesso non so se fare il letto con voi o seppure che ne dite se andiamo in cucina a fare tante chiacchiere. La vedo un po' improbabile, vabbè, non lo so. Aspetta un secondo. Allora, eccomi qua, scusate, ma come voi sapete, non so se ve l'ho detto, però sono stata andata di corsa, non proprio correndo, ma ho accelerato il passo camminando in bagno a prendermi un pezzo di carta cinica. Vabbè, non si può dire, ma è così, ragazze, non mi nascondo dietro né a una telecamera né dietro ad un dito. Perché non so se mi sto prendendo a fare già qualcosa, spero di no, che non sia una cosa brutta, però ho mal di gola e non solo. Vabbè, non voglio allarmare nessuno, ma né tantomeno voglio appunto preoccupare nessuno. Non so se ho detto la stessa cosa, però siamo lì. Ho mal di gola e un po' di catarro, nulla di male. Lo so, fa schifo, è brutto da dire, ma è la verità. Niente ragazze, allora. Intanto aspettate che mi metto un po' più in qua. Eccomi qua, allora. Più tentativi di cose non si può. Potevo pensarci prima di accendere questa benedetta ring light che mi rinquadra tutta e mi in stile Barbara d'Urso dei poveri. Vabbè. E niente, allora. Questo video che riccio si svolge, spero che si svolga meglio, perché sto provando a fare tanti tentativi. Oddio, non è che l'ho naso sporco, spero di no, perché non è un bel vedere, però vabbè. Oddio, che naso rosso. E nulla. Dunque,
questo video non so se lo edito o meno, ci provo, ma farò un pastrocchio che non vi dico perché io non sono capace di editare i video. Tutte le volte che lo edito ne esce una porcata perché non so bene editarlo. Io con i video, vabbè, lasciamo perdere che è tutta una porcheria quando faccio i video, che poi alla fine ho capito che vengo calcolata poco e niente. Perché è la verità, ragazze, io visualizzazioni non me le può fare da meno. È vero, sono fissata con le visualizzazioni, però non voglio neanche capire haters contro di me, altrimenti tutti i colori, perché qua, perché là, perché questo, perché quell'altro, ma perché non fai questo, perché non fai quell'altro, ma perché non te ne vai. Ecco. Era questa è la verità, gli haters, più arrivi a loro, più loro sembra che stia dando la loro attenzione, la sua attenzione, se si può così dire. E io agli haters non li voglio, perché tanto so come cacciarmeli. Ho 34 anni quasi, quindi non mi fanno così male come vogliono loro. Se mi dicono fai questo tipo di... Non voglio dire cosa, perché è brutto ed è una brutta cosa da dire, però... Molti non vi dico quello che può accadere su internet perché è veramente una cosa pestifera. Non l'auguro mai a nessuno. Certe cose che sento e vedo su internet, che leggo soprattutto, che leggo perché è una cosa brutta da vedere e da leggere. Scusate, io abbasso un po'. Perché a me non piacciono le offese su internet, come non piacciono a nessuno, credo, e penso e spero che queste cose le sentiate. E voi direte, ma cosa stai parlando? Non lo voglio dire perché non è questo mio, non è un canale questo di parlare di cose brutte e antipatiche e anche fuori luogo. Quindi ci tengo solo a dire una piccola. Sì, è vero, forse sto dando delle frecciatine per certe cose che accadono sul web, ma è la verità, ragazze, non potete e non fatevi fare queste cose sul web, perché altrimenti rischiate brutalmente da queste persone. Quindi no, non lo fate, ragazzi. Mi dite, ma almeno dici di cosa stai parlando. Se ve lo dico, non so se comprenderete mai. Quindi io vi dico, non fatevi fare del male da nessuno, ma né tantomeno fatelo voi agli altri. Siate rispettosi con voi stessi, ma siate anche con gli altri rispettosi. Questo dico solamente, non dico altro. Io a volte dico, ma perché gli haters esistono? Non lo so neanche io, forse perché anche loro fanno parte di questo mondo notturno che c'è sul web. Vabbè, lasciamo perdere. Sia di notte che di giorno ci sono comunque gli haters. Secondo me gli haters non dormono mai, a parte gli scherzi. Lasciamo perdere, che meglio va, questo mondo così strano, così inquietante, che vabbè, lascia un po' il tempo che trova, e questo già si sa già. Già, ti ho fatto anche la rima. Quindi ragazze, che dirvi? Appena faccio una bella skincare, vi aggiorno o stasera o domani. E vi faccio vedere questo bel detergente, faccio vedere, più che altro vi provo insieme a voi il detergente, o lo provo in off camera e poi faccio una breve recensione, lunga, scusate, lunga o corta che sia, faccio una breve recensione se mi è piaciuto, se è pure una ciofeca, un floppone enorme. Stessa cosa equivale per questi due, la prima uno e poi l'altro, questo qua, prima questo qua. E poi la, aspettate, la cremina, questa qua, questa qui, al rose. Vabbè, tutte e due hanno sono prodotte le rose. Ah, poi per quanto riguarda questa qua, che è di vetro, sentite che è di vetro, io non lo so perché mi sono sbagliato, l'ho preso come colore, come per il colore. Io capo colore, sono già colorati i miei capelli, di natura, voglio dire, non faccio decolorazioni, non faccio né mesh, né nulla di nulla, né la balayage, perché io balayage non credo di averlo mai fatto in vita mia, no. A parte una volta ho fatto un ciuffo biondino, ma biondino tanto perché alla fine non l'ho fatto esagerato, l'ho fatto un biondino, una mesh,
da questa parte. Scusate il televisore, si sente, vabbè, mia nonna non ci sente, ragazze. Gli ho chiesto, ti vuoi prendere i prodotti Amplifon? Scusate, non voglio fare pubblicità a quella marca della televisione, però, vabbè, prodotti per sentirci meglio. Uditori si dice, non lo so, vabbè, dei prodotti per sentirci bene. No, non ne vuole sapere, no. Lei sente bene lo stesso, e altrimenti, come dice lei, se no, ripeto, perché se no, se non devo ripetere, meglio sto zitta, altrimenti si deve dire, vabbè, comunque, ci siamo capiti. Io ho altre persone, se non, lei non sente, ripete più volte, altrimenti ce la possiamo prendere in quella. Ci siamo capiti. No, lei lo dice scherzosamente, però seriamente parlando, lei dice, quando lo ripeto si sente, si ripete più volte, mi ripetete più volte, altrimenti abbiate pazienza, si ripete davvero più volte. No, io l'ho detto in modo scherzoso come fa lei, però tante volte quando è arrabbiata, ciao, non è proprio. No, a parte gli scherzi, è divertente parlare con lei. Poi, cosa vi dicevo? Sensitive doppia azione. Comunque, questo qua, questo col. Sì, collutorio. Ciao! Allora, questo dentifricio della Bio Repair, lo devo ancora utilizzare, ma dicevo tutto off camera, perché secondo me se lo faccio tutto in telecamera poi riesce un. Non so se farlo. Ci sto pensando, perché voglio fare una lunghissima recensione di tutti i prodotti che fino. Stavolta. Tra un po' qua sfascio tutto. Vabbè, lasciamo perdere i miei danni allucinanti per la mia. Come si dice? Come posso dire? La mia. Vabbè, la mia delicatezza si contraddistingue dalle altre persone quando fanno video. Vabbè, lasciamo perdere anche gli altri. Non sono da meno quando si muovono. A volte fanno anche danni, quindi c'è da mettersi le mani ai capelli. Vabbè. Comunque, vi dicevo, questo video repair, non so se fa la recensione completa. Adesso voglio guardare di come questo video repair. Ah, c'è pure il bugiardino. Andiamo bene. Come questo qua? Fatemi vedere un secondo già se c'è anche un campioncino. No, non c'è un campioncino, vedete? Non so se notate voi. C'è il bugiardino, ma non c'è null'altro. C'è questo enorme boccione di Biolotair. Eccolo qua. Ma non c'è il campioncino. Vabbè, alla fine è meglio così. Da una parte è meglio, ma dall'altra è peggio, perché se vado in vacanza. Che poi mai ci sono andata in vacanza, solo una volta nella mia vita, ogni volta ogni papa. Quindi, che dirvi? Sì, ragazze, il bugiardino c'è dentro, come sto guardando, ma non c'è il campioncino. Quindi, per campioncino, se voi volete una provetta di questo, dovete andare o da Douglas o da Sephora, come si suol dire, perché appunto, Sapore Profumi qui in Sardegna c'è, ma non tutti hanno campioncino qua dentro, quindi se ce lo cercate. Non lo troverete qua dentro. Comunque, vi dicevo, io ho voglia di fare una beauty routine della mia buonanotte morning routine, non morning routine, come dire, after routine vabbè, della notte quando vado a dormire, mi preparo, questo my night routine, come lo vuol dire, night routine, my skin care, right, aspettate. Come si dice questa parola che non mi viene a mente? My skincare night routine. Vabbè, mai non si può sentire, o forse sì. No, penso che si dica meglio skincare routine, night skincare routine. No, mai è una cosa, vabbè, si sa, se è mia, non si può. Non è che. Io ho sentito una cosa da Sara Trecate, che se mettiamo troppe cose. Non avrebbe senso un titolo troppo specifico, perché si sa, se voi dite la mia skincare notturna, no? Invece dovrete dire la skincare routine
notturna, qualcosa di simile. Vabbè, dovrò trovare un titolo azzeccato per il video, altrimenti non capirete mai di cosa tratta il video. Vedete che io ti faccio dei titoli che a volte non sanno di niente proprio, e voi manco, non so manco se capite il senso del video che dico. Forse voi lo capite, ma io non capisco nulla dei miei video quando faccio il titolo proprio. Non mi entra in zucca, cioè so cosa dico, ma il titolo non capisco se è giusto o se è sbagliato. Boh, vabbè, sarò io stupida, deficiente, non so cosa, non si dicono queste cose, lo so, però voglio trovare dei titoli, non dico sì, vabbè, poi rientro nelle visualizzazioni che non mi devono interessare, un benedetto, non dico altro, però sì, avete capito. Però mi fa rabbia che io non riesco, non dico per le visual, ma per il titolo fa che capite cosa dico. Lo so che voi lo sapete già di cosa tratta il video. Ma la descrizione a volte io la manco perché non la scrivo, o la scrivo e dico solamente quattro parole in croce con questo stupido hashtag che non c'entra un cavolo, o forse c'entra ma poco a merenda c'entra, a nulla, si attacca al cavolo per non dire altro. Però io vorrei mettere la descrizione, voi direte, mettila sta descrizione, e lo so, ma io voglio, e se lo sai allora fallo, giusto, avete ragione, però io dico, la descrizione, devo mettere qualche cosa che c'entra col video, adatto all'argomento proprio strutturato, se no cosa. Eh sì, già. Comunque, appena posso farò un video su questi prodottini, tutti questi prodottini che vi ho fatto, la video haul, altrimenti qua non so come farlo, se no che vi faccio direttamente una skincare notturna della sera, proprio serale, come dire, sì, come facciamo quattro chicchere assieme, come dico sempre nei video che ricci, e vi parlo se mi piace o meno il dentifricio. Vabbè, il dentifricio ci vengono qua due paroline, dire se mi piace o meno, come il sapore o via discorrendo, il profumo, quello che è. Vabbè, il profumo ora lo apro perché voglio dire, non lo apro il botticino, ma apro. Non sento niente, veramente. Adesso non sento niente perché sarà pure tappato. Però sarà tappato, no? È chiuso, sigillato e non ci sento niente. Però, ragazze, io in qualche modo dovrei sentire. No, adesso non la sento. La prendo caso me lo apro quando vado a lavarmici i denti. Cosa che non lo faccio adesso perché i denti li ho appena lavati e non mi pare il caso di rimangiare e per fare la prova. Ah, sì, ragazze, questo dentifricio così e colà. No. Non avrebbe senso, quindi stasera, se ne ho voglia o se non ho voglia, lo farò. Se non ho voglia, lo vedrete casomai a malvoglia, perché ragazzi, le faccio anche contro voglia, perché mi fa piacere fare video, non perché mi stanca fare video. Voi direte, ma che senso ha quello che stai dicendo? Allora, un senso ha, aspettate. Quando dico non ho voglia di fare video, non perché mi scoccia, per quale tale motivo, visual o che cavolo c'entra? No, perché mi fa stare bene proprio registrare video, comunicarvi i miei stati d'animo. Anche se a volte dico che stanchezza, ma sì, dai, ho le mie amiche virtuali che mi ascoltano. C'è chi mi ascolta e chi non mi ascolta. Chi mi vuole seguire mi segue, chi no. Pace e ti lovo anche se mi hai guardato per pochi secondi della tua vita. Ok? Niente, nel tuo tempo sarebbe. Comunque, allora aspettate che voglio guardare a quanto siamo, perché io da qua non vedo la mazza. A 18 minuti? Ulala, vabbè, non importa. Sto video tanto lo carico lo stesso, perché mi va a me di caricarlo lo stesso, anche se KineMaster, ovviamente sappiamo come è fatto, ci mette una quaresima a montare i video. Quindi, scusate, mi stavo anche strozzando, ingoiando. Comunque, quindi, sì, non, adesso ho preso un po' di freddo il discorso perché sta cavolo di televisione è messa quasi a 100, quindi capirete, si sentirà tutto il frastuono, il sottofondo coreografare, come si dice, della televisione. Vabbè. E
niente, ragazzi, quindi KineMaster farà il suo operato di montaggio video, sempre se non mi tocca tagliare qualche pezzettino, ma temo che lo dovrò lasciare, anzi senza avere il timore, perché penso di lasciarlo tutto per intero, se taglio non si capisce una fava di niente, come si suol dire, come diceva appunto Haters, non hai capito una fava. Non ho capito a cosa si riferiva e vabbè, neanche io avrò capito una fava, ma però dettagli questi sono. E sì, ragazze, anche se non capisco una fava tante volte, come dite voi haters, a me non me ne può fregare meno, perché a me mi interessa di capire quanto mi pare a me. E niente, quindi voi direte, ma ci stai provocando? No, però anche voi a volte ce la mettete tutta per provocarmi. Voi direte, cos'è un video di quelli per rompere le scatole? O un video per fare più? Ma che cosa avete capito? No, è un video di compagnia questo, ragazze. Vabbè, a parte questo, sono antipatica, brutta, sbarbuti, quello che volete. Ma questo era un video per scherzare un po' con voi, per farvi compagnia, ma anche perché no, per sorridere un po'. Perché già questa vita. In generale, questa vita nostra in generale, parlo per me, a volte mi sento un po', sì, devo dirlo, un po' una, non dico cosa perché non si può dire, vabbè, lo dico, voglio essere più esplicita possibile, una merda, per non dire una M, non voglio dire troppe parolacce perché poi YouTube mi banna, non mi sembra caso, una vita un po' di, non tanto, però ci siamo capiti, l'ho detto anche prima, non mi ripeto. Però cerco di farla essere più colorata, non sempre perché è come diceva una certa persona, Clio Makeup, è come la vita nostra, come mia più che altro, come quella delle montagne russe, un po' va, un po' viene, un po' alti e bassi, però se noi ce la facciamo andare bene, appunto, aspettate un secondo, dicevo, se noi ce la facciamo andare bene, la vita è bella perché ce la dobbiamo godere tutta fino in fondo. Perché se non ce la godiamo tutta fino in fondo, che vita è la nostra? È una vita che non serve a niente, serve insipida e senza un po' di sale dentro o di zucchero. A volte abbiamo cioccolatini amari e cioccolatini dolci. A volte ci tocca prendere quelli amari, perché? Per farli un po' insaporire, farli diventare un po' più gustosi. Così è la vita, a volte la prendiamo com'è, e a volte dico. Perché ci è sputato dentro quello che mi hanno detto? Nel senso, l'ho dato una cosa, ho pensato male di quello che mi hanno detto, il consiglio? Invece no, a volte un consiglio, voi direte, ma che cosa sono? Cosa, che senso ha questo discorso? Questo discorso è per dirvi semplicemente che quando mi consigliano, io me la prendo un po' male, ma se invece un consiglio è un buon consiglio, come quelli che mi danno i miei amici YouTube, o non di YouTube come mia madre di Cresima o le amiche di mia madre, la prendo buono, ma se non è un consiglio che a me piace, poi tante volte che non mi piace, scusate, ci rimango un po' male, ma quello è il mio carattere, è un carattere un po' non tanto bello, però poi do ragione, ci ripenso su un po' quasi per qualche minuto e dico. Ma sì, dai, aveva ragione. È vero, all'inizio sono un po' troppo suscettibile, io me la prendo subito per qualsiasi cosa, però poi ci ragiono, ci sto un po', quasi per metà giornata, mezza, poi broncio, ma poi ritorno su. Non so se è la canzone, se è la musica che mi aiuta a tirarmi su, i dolci o una cosa sentita per televisione, non so cos'è che mi fa alzare l'umore e ritorno subito. A dire sì, aveva ragione, posso far migliorare qua, posso migliorare là, posso fare così, posso fare colà. E io riprendo a tornare su di morale e a pensarla bene come fanno tutte le persone di questo mondo. Scusate se parlo un po' a cavolo di cane, ma sto cercando di prendere, dare un senso a questo video, ma vedo che ci sto riuscendo ben poco. Vabbè, dettagli, lasciamo perdere. No, lasciamo perdere, no. Posso meglio dire semplicemente che, per dare un senso a questo video, sto cercando di ricordarmi quello che sto dicendo
e di non perdere mai la concentrazione, quello che voglio dire, anche se è difficile, perché è vero che è difficile. E quindi nulla, io vedo molti youtuber che fanno, cioè, ce la fanno a fare molti discorsi, si perdono, poi riallacciano il discorso all'altro che stavano congiungendo. Vabbè, comunque non so se mi sono spiegata, penso e spero di sì. Quindi ragazze, scusate se sto gesticolando la prima, sto cercando di farvi capire mille cose l'una con l'altra, di dialogare con voi, cercando di fare una breve parentesi, ma vedo che io mai riesco a sintetizzare, perché come diceva appunto a volte mia nonna e anche mio zio, o anche altri miei zii, vabbè, sono un caso disperato, lo so, non ci si può fare, non mi posso fare niente. Comunque, la sintetizzazione, come aiuto, come si dice? La sintetizzazione, aiuto, non è mio forte, ma ce la posso fare, in qualche modo, volendo, sì, volendo, come si dice? Volere potere, aiuto, già, è così. E quindi nulla, ragazze. Detto questo, spero che questo video vi abbia fatto più che altro compagnia, e se no non so come posso fare, e se no non ho idea proprio di come posso avervi fatto più compagnia. Un bacio, e perché no? Se vi ho strappato un sorriso, bene, se no mandate liberamente, non vi dico dove, scusate, ma oggi non è che sono nervosa, però sono malumore, non importa, dai, raga, non è per me e non è neanche per voi, è perché posso dire una cosa? Voi direte, diteci pure, siamo qua a cuore aperto e a braccia aperte, almeno spero. Allora, sono giù di tono. Adesso che però ho parlato con voi, voi direte: ma stai bene? Sì, sto bene, finalmente ho recuperato un po' di umore bello. Un bacio, ragazze. E niente, adesso sono 27 minuti che parlano. Va bene, lasciamo perdere. Niente, ragazze. Un bacio e alla prossima. Ciao, ragazze. Ah, innanzitutto fate come dice la Gattaluna Kimono Blu, e la saluto, ciao. Stavolta non ti taggo tanto, lo so che se vedi i miei video, sei anche iscritta al mio canale YouTube, mi guardi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao Gattaluna Kimono Blu, ciao. Non so il tuo vero nome, se vuoi scriverlo qua sotto nei commenti. Ci si becca al prossimo video. Ciao, attivate la campanella se vi iscriverete a questo canale, un po' strano, ma vabbè, dettagli. Ciao, like. Seguitemi su TikTok, perché non so quando caricherò altri contenuti, e su Instagram, come scrivo tutto nell'info box, YouTuber Melania, trattino basso, 8, bravi, ciao.